Faso, uno dei paesi dell'Africa nord-occidentale più poveri. In aiuto di chi vive in quel paese da più di un quarto di secolo, un gruppo di volontari che oggi si riconoscono nell'associazione Semi di Speranza, che in questo lasso di tempo ha dato un futuro, la speranza appunto, ad oltre 1000 bambini. Tutto nasce da un sogno. Nasce da un sogno dell'età di 15 anni, quando con i missionari del Sacro Cuore della parrocchia di San Giuseppe incontro altri missionari che venivano dal Brasile e nasce il desiderio di imitarli. Un incontro casuale ma voluto con il centro missionario diocesano e una suora che poi partiva per l'Africa. E io non potevo andare anch'io in Africa. Ecco il desiderio, un sogno che pian piano matura, cresce e diventa realtà. Nella piccola cappellina di San Giuseppe, le signore che ogni sera pregavano per le vocazioni, perché la messa è molta e gli operai sono pochi, mi spinse a dire la prima volta il mio sì. Un sì che è rimasto, diciamo così, a livello di desiderio fino a 25 anni fa, quando poi incontrai ancora una volta Cristo attraverso altri sacerdoti, altri fratelli e sorelle che vivevano appieno questa missione e mi invitarono a esserne partecipe. Alfabetizzazione, carrozzine per disabili, visite e cure mediche, latte, riso, aiuto per realizzare progetti in agricoltura, infrastrutture. Questo in effetti è il nostro logo con diciamo, i frutti di questi semi che in 25 anni sono cresciuti nella Burkina. Dopo le prime volte che sono andato insieme a loro ho fatto una scelta appunto di restare in una zona e offrire l'opportunità di evolversi, di creare un rapporto di amicizia che tuttora è vivo. Pur con i cambiamenti dei parroci, ma di anno in anno le persone che sono venute con me, che si sono alternate, ho avuto la possibilità di coltivare un rapporto con i giovani, gli adulti, i collaboratori della parrocchia e quindi sono per me diventata come una grande famiglia. Quelli che avviarono il progetto non ci sono più, ma nuove leve hanno affiancato Don Pasquale, come la giovane Bernadetta Russo che da 10 anni segue il donno in Burkina Faso. Il loro impegno è possibile grazie soprattutto alla generosità di chi aiuta l'associazione. Gli diamo la possibilità di studiare, che forse è la parte più importante per loro, perché ben sappiamo che l'istruzione è il canale migliore per poter emergere nella società, per poter cambiare una cultura politica e per poter appunto sostenere la famiglia. Infatti con l'associazione Semi di Speranza siamo arrivati, alcune adozioni sono terminate perché arrivano alla maggiore età e quindi terminano i loro studi come da quel diploma diciamo da noi, mentre altre continuano perché sono all'università e quindi diciamo la quota dell'associazione li sostiene anche negli studi universitari nel momento in cui sono di buon profitto scolastico, hanno una buona pagella e questo li motiva sempre di più a studiare, perché noi ogni volta che andiamo e li incontriamo riscontriamo appunto il loro entusiasmo, la loro empatia nei nostri confronti a riconoscere
il lavoro che noi facciamo con gli aiuti che vengono dall'Italia, non solo noi come membri dell'associazione, perché riconoscono che gli diamo la possibilità di studiare, di essere qualcuno, di affermarsi nella società, e quindi è veramente una parte importantissima sia per loro ma anche per noi, perché noi abbiamo un po' perso questa diciamo realtà che ci aiuta anche a capire come vivono. Io per esempio da 10 anni ho cambiato il mio modo di rapportarmi qui con i giovani, di poter ascoltarli di più, perché ci rendiamo conto che se i giovani vengono ascoltati, vengono accompagnati, possono avere una risposta differente, sia qui che nei posti, diciamo, in terra di missione. Ogni anno, per 3 settimane circa, nel periodo di dicembre, Don Pasquale e Bernadetta vanno in Burkina Faso. Sono giorni intensi di lavoro. Poi finalmente abbiamo sentito che è arrivato, ma non l'abbiamo visto. Questo è il saluto con un sorriso delle novizie camilliane che avrebbero voluto un po' più di tempo da trascorrere con Don Pasquale, ma le cose da fare sono davvero tante. Non posso lasciarli soli nel momento del bisogno, non posso pensare soltanto alle mie comodità. E il sacrificio di un mese di attività, di un mese di stipendio, per tutto quello che potrebbe servire, lo offro per il Burkina una volta l'anno. Ma è quell'offerta materiale una volta l'anno, ma c'è quell'offerta giornaliera del pensiero, della preghiera, che sostiene poi tutte le iniziative, e le vediamo ingrandire di volta in volta con la collaborazione di tanti amici anche qui dall'Italia. Un'esperienza che riempie il cuore, che semi di speranza coltiva con l'auspicio di poter vedere crescere ancora di più l'impegno. Oggi sono 170 i bambini adottati, ma sono migliaia quelli che avrebbero bisogno di aiuto per trasformare il pianto in sorriso, il dolore in speranza. È una cosa molto importante che mi è rimasta sempre impressa e tengo all'interno del cuore, che non potrò mai cancellare, è che non c'è bisogno di lingua. Basta parlare con gli occhi e con il cuore. Sia io che loro ci possiamo comprendere a vicenda, perché ben sappiamo che la lingua del cuore e la lingua dell'amore è la lingua più conosciuta da tutti i popoli. E non c'è lingua più bella che può essere quella di accogliere l'altro. Infatti ci troviamo anche in molte scuole, e in molti orfanotrofi. E questa è anche una realtà molto pesante, lì dove le famiglie non ci sono. Un po' perché migrano verso luoghi più sicuri, e quindi dove non c'è guerra, e i bambini vengono lasciati, abbandonati, ma veramente abbandonati. Infatti certe volte mi sono trovata anche con ragazzi che mi ringraziavano per una caramella, mi ringraziavano perché gli anni precedenti, io non ricordavo, li avevamo aiutati nelle visite mediche, quando poi giustamente ti senti dire io non ho né mamma né papà, e lì penso che non c'è esperienza più bella né si può raccontare se non con la testimonianza o vivendolo, e solo questo può esserci d'aiuto, perché possiamo capire veramente che quello che noi abbiamo qua abbiamo tutto, anche se ci sono tante difficoltà ai giorni d'oggi, che può essere la difficoltà dell'inclusione, può essere la difficoltà della scuola, può essere la difficoltà della sanità, ma lì veramente vivono nella semplicità, ma con il sorriso sulle labbra.